Dopo avermi buttato giù i due video, quello da poco ricaricato e quello sui suoi commenti e insulti, Geo Pizzicuor di Leone ne approfittò per caricare un secondo video sulla Corea del Nord, nel quale rispondeva ad alcuni commenti, da lui giudicati esilaranti, e a me. Non vi intrattengo oltre, cominciamo con il video risposta a haters, dalla Corea con furore. Vogliamo fare un esperimento? Ragazzi, io vi chiedo scusa. Davvero, vi chiedo scusa perché io ci ho provato. Ve lo giuro, io ci ho provato. Secondo voi me lo butterà giù lo stesso? Beh, tentar non nuoce. Sinceramente, io sono un grande sostenitore e hai sparato tantissime cazzate. Però, niente, mi stai troppo simpatico, non posso non seguirti. Vabbè, bene, ma non benissimo. Ma guardate che commento articolato, degno dei migliori poemi misteriosamente scomparsi di Christian Alasino, che ha preso e osservate con che maestria lo smonta, come invidio il suo talento. Pensate che durante il video dimostrerà più abilità? Mi sembri un ebreo massonico più che un creatore di parodie. C'è da dire che ebreo massonico ha una certa classe, no? Perché mette insieme due cose. Facciamo così, ogni volta che leggerà un commento inutile o darà una risposta altrettanto inutile, lo segnerò con questo contatore a sinistra, a partire da questo. Falsità per affossare un paese che non ti piace, a partire da questi campi di concentramento che non esistono. Meno male! Io credevo che questi campi di concentramento esistessero davvero, sapete no? I video, le foto. E invece questo ragazzo a quanto pare sa quello che dice, quindi. Meno male! Io mi stavo a preoccupare, penso un po'. Che fate? Ancora aspettate? Niente da fare, il doppiatore non ci mostra nessuna foto dei famigerati campi di concentramento nordcoreani, né cita fonti, neppure l'ampiamente smentito Shin Dong-hyuk. D'altronde dire cose senza mostrare nulla né citare fonti è un marchio di fabbrica di Geo Pizzi. Tranquilli, ci penso io, ecco alcune prove visive, un'immagine satellitare che può ritrarre qualunque cosa e un disegnino incredibilmente realistico. Scherzi a parte, non vi sono prove di questi campi di concentramento, le uniche fonti di queste prigioni della morte sono disertori spesso anonimi e fuga dal campo 14, biografia del già citato criminale, anche lo storico autore del libro Storia della Corea, non certo un propagandista, ha riportato che questo eroe è ricercato nel suo paese per lo stupro di una tredicenne, Shin Dong-hyuk, il cui biografa, Blaine Arden, ha avuto la decenza di scrivere, le fonti primarie di informazione continuano ad essere i rifugiati, i cui fini e credibilità non sempre sono senza macchia. In Corea del Sud, così come altrove, hanno spesso un bisogno disperato di guadagnarsi da vivere e sono quindi ben disposti ad assecondare i preconcetti di attivisti per i diritti umani, anticomunisti e ideologi di destra. Alcuni sopravvissuti rifiutano di parlare a meno che non li si paghi in anticipo e in contanti, altri ripetono aneddoti succosi che hanno sentito raccontare, ma di cui non sono stati personalmente testimoni. Negli anni 90, periodo peggiore per la RPDC, Amnesty International visitò le strutture di rieducazione nordcoreane trovando una situazione molto tranquilla, mentre l'imprenditore svizzero Felix Abt, vissuto per 7 anni nel paese, ha raccontato nel suo libro Un capitalista in Corea del Nord, pagina 65, di aver conosciuto due persone condannate ai lavori forzati per crimini gravi contro lo Stato che, dopo aver espiato la pena, sono usciti dai campi di rieducazione e si sono reintegrati nella società senza alcun problema. Un altro video contro la Corea del Nord. Che noia. Ah, questa gente che ti parla della dittatura, dei diritti umani, che palle. Per quanto non ci sia nulla da smontare nel commento e la risposta di Gio Pizzi sia inutile, ci tengo a specificare che probabilmente il tuo contestatore intendeva dirti che si è stufato di questi video fatti solo per guadagnare e fare visualizzazioni facilmente a rischio zero, o quasi dato che ti sei sentito talmente messo alle strette da aver dovuto farne un secondo in cui deridevi chiunque la pensasse diversamente da te, sulla Corea del Nord, infinito, quibi eccetera. Ci bastavano e almeno loro non ci buttano giù i video risposta. Sei una vera faccia da cazzo! Non offendere quel paese! Hai detto certe cattiverie, ma non ti vergogni? Ammazziamo 25 milioni di persone? Mi sembri un ebreo massonico più che un creatore di parodie, o parlare più di politica. Ok, io non sono sicuro di sapere da dove arrivi questa cosa del 25 milioni di persone da ammazzare. Però in fondo siamo su internet e ognuno è libero di scrivere quello che vuole. Io un'idea l'avrei. Perché nessuno li ha fatti ancora saltare in aria? Però. C'è da dire che ebreo massonico ha una certa classe, no? Perché mette insieme due cose. Qua c'è sostanza, è innegabile. Ecco, ora noi filo coreani agli occhi dei suoi seguaci siamo tutti antisemiti.
Grazie, Geo Pizzi. Grazie. Questo video è pieno di cazzate! Prendo solo alcuni pezzi del commento. Ma ho bisogno di un po' di musica. Oh, che bello! La canzone difende il quartier generale della rivoluzione. Nessun oppositore viene ucciso se non commette crimini gravi. Esatto, si dà il caso che la pena di morte in Corea del Nord, presente in altri 93 paesi, compresi gli avversari della RPDC Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti, è applicata solo in caso di complotti contro la sovranità dello Stato, terrorismo, alto tradimento contro la patria da parte di cittadini, alto tradimento nei confronti della popolazione, omicidio. Campi di concentramento, ma solo gulag dove i diritti umani vengono rispettati, come in Unione Sovietica. Come Unione Sovietica rispetta? Cosa? Non credo che questo sia la persona più adatta a parlare della condizione nei gulag sovietici. Lascio i più esperti sfogarsi nei commenti. Per il resto ho già parlato dei campi di rieducazione nordcoreani. Comunque, ottima risposta Gio Pizzi. Non è affatto in crisi, infatti è uno dei paesi con l'economia più forte e con il PIL che sale il 5% all'anno. Ad ammettere la crescita del PIL nordcoreano è la banca centrale della Corea del Sud, non certo un amicone di Kim Jong-un. La popolazione vive bene con cibo in abbondanza. Per favore, non costringetemi a rimettervi le prove video, guardate, per esempio il video risposta a Gio Pizzi precedente. E va bene, però ve lo velocizzo. Al mondo, possiamo farvi un culo così se vogliamo. Vorrei ricordare che, come ricordato da Christian Pivetta nel suo reportage, i soldati nordcoreani sono armati solo quando sono di guardia ad edifici o durante le esercitazioni. Non hanno come alleati solo la Cina, ma molti altri paesi, come per esempio... quello. Ah, ma che simpatico, si dà il caso che Partigiano Zag, l'autore del commento, abbia riportato degli esempi nel suo video Gio Pizzi me lo strizzi. E voglio elencare solo alcuni paesi alleati con la Corea del Nord, a parte la Cina, come Vietnam, Russia, Cambogia, Siria, Venezuela, Iran, Sudan, Kuwait, Egitto, Iran, Bolivia, l'Ecuador, Nicaragua, la Bielorussia, l'India, il Sudafrica, il Pakistan e la Germania. E sono solo alcuni. In realtà c'è una piccola imprecisione. India, che comunque ha molti simpatizzanti per il paese, e Germania, più che essere alleati, hanno semplici relazioni economiche e diplomatiche, tuttavia di certo non hanno legami totalmente recisi con il paese. Comunque sia la Corea del Nord ha relazioni diplomatiche con 164 stati indipendenti più Palestina e Sahara Occidentale, tra i quali 5 che non ne hanno con la Corea del Sud, ovvero i già citati Palestina e Sahara Occidentale, non riconosciuti dalla Corea del Sud, più Cuba, Macedonia e Siria. Nel mio video di 3 ore e 14 minuti relazioni diplomatiche tra la Corea del Nord e gli altri stati ho approfondito i suoi legami con questi paesi. Più di 3 ore per un regno eremita totalmente isolazionista. Niente male, Nessun astio alla Cina verso la Corea. Nessuno, amici. Molto maturi i tuoi insulti bambineschi verso il leader, ma inefficaci per sminuirlo. La Corea non cadrà perché sa bene come respingere gli americani. Dopotutto, li hanno già sconfitti! E già, perché, al contrario di quanto hai riferito tu nella tua personalissima descrizione della guerra di Corea, la Corea del Nord ha preso a calci gli Stati Uniti e l'esercito sudcoreano e, dopo la grave situazione apportata dalla chiamata dagli USA di numerosi altri alleati, li hanno respinti dal nord con l'aiuto di volontari di Cina e URSS, costringendoli all'armistizio e alla rinuncia delle loro ambizioni imperialiste nella Repubblica Popolare Democratica di Corea. Bene, ora smontiamo le sue risposte a Partigiano Zag sulla ripresa economica, l'abbondanza di cibo e tutto il resto. Non vi sentite elettrizzati? Ah no, come non detto, evidentemente Partigiano Zag non merita una risposta. Il video ha molti dati reali, ma penso che certe cose sono state dette alla cazzo di cane. E per certe cose che hai detto mi sono incazzato molto. Prima di parlare di altri paesi, parla dell'Italia che campa solo per l'Unione Europea. Per prima cosa, sono abbastanza sicuro che AI si scriva con l'H. Secondo, certo,
Certo che potremmo, perché no? Oppure potremmo anche parlare del perché l'industria dolciaria continui a produrre orsetti di gomma e non invece anche giraffe di gomma. Vabbè, avete capito da soli che questo commento è totalmente inutile. Ok, per favore, prima di fare un video sulla Corea del Nord dove parli di Kim Il-sung, leggiti i 10 punti sulla riunificazione coreana scritta da egli stesso. Dopo in caso potrai parlare. Grazie. Se vuoi parlare della Germania nazista, leggiti prima il Mein Kampf di Adolf Hitler e poi forse potrai parlare. Grazie. Va bene. Da dove cominciamo? Ah, sì. Cosa diavolo c'entra il Mein Kampf con i 10 punti per la riunificazione coreana di Kim Il-sung? I punti proposti dal leader coreano non sono né propaganda né tantomeno la storia scritta da Kim di come ha pensato all'ideologia Juche e come ha governato la Corea, nonché il Mein Kampf parlasse del Terzo Reich, dato che ai tempi nel quale fu scritto Hitler era ben lontano dal prendere il potere, ma la proposta nordcoreana per raggiungere la riunificazione. Vediamo in un riassunto cosa pretendono questi punti ultranazi comunisti di Adolf Kim. Un'unione sotto uno Stato unitario indipendente, pacifico e neutrale, che rappresenti tutti i partiti, le organizzazioni e i membri della nazione di ogni ceto sociale, lasciando intatti i due sistemi e i due governi esistenti. Tutte le controversie politiche che fomentano la divisione e lo scontro tra connazionali dovranno cessare, mentre dovrà essere raggiunta l'unità. Il Nord ed il Sud dovranno astenersi dal cercare o dal fomentare lo scontro, porre fine a tutte le dispute politiche e smetterla di abusare e calunniarsi l'un l'altro. Da connazionali, non dovranno essere ostili tra loro e, attraverso sforzi comuni, dovranno contrastare l'aggressione e le interferenze straniere. La paura dell'invasione dal Sud o dal Nord e viceversa, e le idee di prevalere sul comunismo e sulla comunizzazione dovranno scomparire, il Nord e il Sud dovranno avere fiducia l'uno nell'altro e unirsi. Il Nord e il Sud dovranno valorizzare la democrazia e tendersi la mano sulla strada della riunificazione nazionale, senza respingersi per via delle differenze negli ideali e nei principi. Nessuno dovrà essere arrestato perché animato da simpatia per il Nord o per il Sud. Sia il Nord che il Sud dovranno proteggere le risorse materiali e spirituali degli individui e delle organizzazioni e incoraggiarne l'utilizzo per la promozione della grande unità nazionale. La comprensione, la fiducia e l'unità dovranno essere costruite in tutta la nazione attraverso il contatto, le visite, il dialogo. Tutti gli ostacoli al contatto e alle visite dovranno essere rimossi e la porta alle visite al nord o al sud essere dovrà aperta a tutti senza esclusioni. Tutti i partiti, le associazioni e le persone di ogni ceto sociale dovranno godere di uguali opportunità nel dialogo che dovrà essere sviluppato sia bilateralmente che multilateralmente. Ciò che è di beneficio alla riunificazione nazionale dovrà essere appoggiato e incoraggiato, senza posizioni di parte, mentre le cose dannose dovranno essere respinte, al nord come al sud, o all'estero e tutti dovranno collaborare e prestare mutua assistenza oltre il proprio ristretto recinto. Coloro che hanno contribuito alla grande unità della nazione e alla causa della riunificazione nazionale dovranno essere onorati. Non sentite tutta la dittatura comunista quando Kim afferma di voler creare uno Stato federale con un sistema capitalista a sud. Ah, mi raccomando, se siete interessati a Putin e la storia della Russia post-sovietica, leggete il suo libro, Impara il judo con Putin. La storia, la tecnica, la preparazione. Battute scontate per fare leva sulle emozioni degli utenti e convincerli, check! Voce da doppiatore indie, check! No! Io non lo so che cos'è una voce da doppiatore indie, ma se esiste una voce da doppiatore indie, esiste sicuramente una voce da doppiatore punk, ma lasciali stare questi liberali che in vita loro si sono letti al massimo Orwell o qualche altra stronzata del genere. Ah, ma quindi siamo davanti a un membro dell'elite intellettuale. Azzardo un'ipotesi, in realtà intende dire che con tutta probabilità non hai nemmeno sentito parlare di libri come Un capitalista in Corea del Nord, Lezioni da Pyongyang, Pyongyang l'altra Corea, Corea del Nord, Viaggio nel paese bunker, Una birra in Corea del Nord, Impressioni di un viaggiatore italiano nel paese proibito, Andare a scuola in Corea, Storia della Corea, eccetera. Comunque, commento inutile di Gio Pizzi. Ci sono tante agenzie che permettono di viaggiare in Corea. Chi ci va per lavoro a volte è anche libero di circolare liberamente. Questo è vero. Possono passeggiare liberamente accompagnati da una scorta, con un percorso liberamente stabilito dal governo. Premesso che anche i semplici turisti non sono scortati da una scorta, ma da un paio di semplici guide e il percorso di norma è concordato prima del viaggio, come succede in Bhutan, paese che nessuno considera l'inferno in terra, anzi, c'è chi sostiene l'esatto contrario. I lavoratori e gli studenti stranieri sono liberissimi di girare dove gli pare.
Anche l'ex delegato ufficiale del KF Italia Christian Pivetta al suo terzo viaggio nel paese ebbe la possibilità di girovagare liberamente per Pyongyang. Altri esempi sono Alejandro Cao de Benos, Stuart Lon, Giovanni Riva, Jaka Parker, eccetera. Nei prossimi mesi verranno organizzati tour che comprenderanno la visita di tantissime città e siti di interesse. Che bello! Allora lo faccio! Chissà se ci danno anche i souvenir, che ne so, magari un Kalashnikov o la testa di un oppositore politico, chi lo sa? Oh, che simpaticone! Sei solo invidioso perché la Corea del Nord ha più iscritti di te! Ok, forse. Forse. Sembri troppo Jim Carrey. Joe Pizzi. Ah, ah, ah. Perché? Perché hai trattato di politica? Lasciami dire che non ne sai niente. Non ci sei mai stato, oltretutto. Ma come si fa ad affidarsi a delle fonti americane? Le fonti americane. È qui. È qui che inizia la magia, perché io proprio le vedo. Vedo proprio davanti alla Casa Bianca. Vi risparmio il delirio. Praticamente ironizza sul fatto che chi non crede ai nostri grandi media pensa che tutti questi siano propaganda americana, atlantista, boldriniana, sorosiana e capitalista. Mi chiedo se sappia che giornalisti nostrani, come Giuliano Ferrara, hanno confessato di essere stati collaboratori della CIA, o se conosca il giornalista tedesco Udolf Kotte. Well, I've been a journalist for about 25 years, and I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia, this is a point of no return, and I'm going to stand up and say it is not right what I have done in the past to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe. Not only politicians, this is journalists too. And I just have written in the book how we have betrayed in the past our readers just to push for war, and because I don't want this anymore. I'm fed up with this propaganda. We live in a banana republic. Joe Pizzi, se semplicemente ti informasti sul serio su come si vive in Corea invece di leggerlo sul bollettino del PD tuo caro amico, scopriresti che non vivono con un pugno di riso. In Corea del Nord tutti hanno un lavoro, assistenza sanitaria e un'alta scolarizzazione, nonché una casa. Ovvio, è una dittatura. Ok, d'accordo, è una dittatura, l'ho detto che ci vuoi fare, è una dittatura, lo so. Non ci tengo a iniziare una discussione su cosa è o non è una democrazia, vi dico solo che Kim Jong-un non è un dittatore e non ha in mano tutto il paese, ma su questo punto ci torneremo più tardi. Ma se te ti credi di vivere in democrazia, sei proprio un bimbetto del mondo utopico pidiano. Me l'ha messa dentro, grande! Io non ho paura dell'atomica della Corea, ma di chi nella storia l'ha veramente usata. E già, applaudire con ironia è più facile che ragionare su questa frase. I dati che hai in mano sono articoli di Repubblica presi a loro volta da giornali sudcoreani che vengono smentiti per le loro bufale ogni giorno e foto aeree che mostrano il nulla di niente se non edifici a caso. No, è falso. Caspita, quest'uomo ha davvero una capacità argomentativa incredibile. Cito il docente Maurizio Riotto, docente di lingua e letteratura coreana all'Università di Napoli, all'Orientale, il quale ha ricevuto un premio dal presidente sudcoreano e grande oppositore di Kim Jong-il e Kim Jong-un, Lee Myung-bak. Oggi la Corea del Nord ha il problema, comune anche ad altre realtà politiche, dell'accettazione da parte del mondo della propria diversità. Per questo ha subito e continua a subire quotidianamente, oltre alle sanzioni, un vero terrorismo mediatico, una strategia della delegittimazione che però, almeno finora, ha solo prodotto come conseguenza un maggiore irrigidimento di Pyongyang. La condizione nordcoreana ha sturato il vaso delle fantasie più incredibili e grottesche, dal taglio dei capelli e dai delitti d'onore, compiuti dal massimo capo politico, a esecuzioni sommarie tramite damnatio ad bestias, dai filmetti più o meno demenziali ai giochi per PC.
Anche le notizie più grossolane e inverosimili sono puntualmente riprese dall'informazione occidentale, eppure esse nascono già come burla, oppure hanno come unica fonte organi ufficiali sudcoreani, come il Ministero per la Riunificazione, Tongilbu, la cui incertezza, vaghezza e contraddittorietà sono spesso già annunciate al momento della loro diramazione. È in questo modo che persone date per giustiziate e sepolte sono poi riapparse, si pensi solo a Yoon Song-wol, ex fidanzata di Kim Jong-un, e che sui motivi dell'epurazione, e forse esecuzione, di qualche funzionario, penso solo al caso di Kim Yong-jin, siano state fornite dai vari giornali del mondo almeno 5 versioni diverse, da quelle più serie, abuso di potere, a quelle più ridicole, pulirsi gli occhiali durante una riunione. Ecco un esempio delle fonti sulle quali i mass media occidentali fabbricano veri castelli, nella fattispecie si parla dell'arresto del ministro nordcoreano Kim Jong-il. Lo scorso mercoledì un funzionario del ministero ha detto, sotto anonimato, che il 63enne vice premier è stato arrestato dopo aver tenuto, una volta seduto, un comportamento sconveniente nel corso di una riunione parlamentare presieduta dal leader nordcoreano Kim, il 29 giugno. Queste sono, quando non inventate di sana pianta, le fonti sulla Corea del Nord. Testimonianze confuse di anonimi personaggi del ministero di un paese che con la DPRC è in guerra e quindi, presumibilmente, poco interessato a un approccio obiettivo ai problemi e le notizie. A volte, poi, le notizie vengono fornite dai rifugiati, o dichiarati tali, salvatisi dopo una serie di rocambolesche avventure alla fine delle quali sono stati, non di rado, gli unici a sopravvivere, condizione essenziale per evitare contraddizioni, e qui apro e chiudo una mia aggiunta, effettivamente Yeon Mi Park e sua madre si sono contraddette più volte, e in forte sospetto di essere stati più o meno generosamente ricompensati. Maurizio Riotto, Storia della Corea, pagine 433-434. E già, direi che anche un esperto ha confermato il fatto che le cosiddette notizie dei nostri media per niente di parte siano in realtà sparate di media sudcoreani, disertori credibili come una risata di Gio Pizzi, tra poco capirete la battuta, e gente anonima. Ma si sa, l'Università L'Orientale di Napoli è controllata da Kim Jong-un. Per quanto riguarda gli edifici a caso, si riferisce ai cosiddetti campi di concentramento che solo tu e quelli di Amnesty International riuscite a vedere in queste foto. Quindi, cosa c'è di falso? Punto 2. Il culto della personalità possiamo trovarlo anche in Giappone, dato che l'imperatore è elevato a divinità scesa in terra. Ah beh, certo, quindi possiamo tranquillamente paragonare un leader politico con letteralmente migliaia di anni di cultura giapponese. Cioè proprio migliaia. Sì, direi che ha senso. Commento rubato a un tuo seguace un po' più informato da te, anche se si è dimenticato che l'imperatore nipponico non è più considerato una divinità dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ringrazialo dato che una volta tanto ti ha permesso di dare una risposta semiseria. Comunque, caro il mio esperto in culture orientali, se del caso che la Corea non sia stata creata da Stati Uniti e Unione Sovietica già divisa, la sua storia è un pochino più lunga, qualcuno sostiene 5.000 anni, sicuramente già nel Paleolitico c'erano gli antenati dei coreani che girovagavano per la penisola. Ovvietà a parte, la Corea unita, prima era divisa in più stati, ha avuto il suo primo monarca assoluto ai tempi della dinastia Wang di Goryeo nel 918. Con il tempo il neoconfucianesimo, particolarmente solido ai tempi della dinastia Yi di Joseon, ha preso particolarmente piede in Corea, a causa della corruzione e cupidigia degli un tempo diffusissimi monaci buddisti locali, portando tra i vari ideali la laicità dello Stato, l'amore per la patria e l'estremo rispetto per il monarca. Oggi non abbiamo più un re ma un leader, ma l'affetto per la popolazione è rimasto lo stesso, è nella loro cultura. Tale rispetto, banalmente chiamato da noi occidentali culto della personalità, è assai frequente in Asia, oltre il già citato imperatore giapponese abbiamo Mao Zedong in Cina e il re thailandese. Punto 3. Anche se potrà sembrare strano, Kim non ha poteri politici. Eh già, lui non decide proprio un cazzo di niente. Guarda campione, io non sono un politologo, però io credo che la guida suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea e presidente del Partito del Lavoro di Corea e comandante supremo dell'Armata del Popolo Coreano possa avere una qualche forma di potere. A occhio. Se invece di esprimere tuoi sospetti basandoti sulla lunghezza del nome degli incarichi di Kim fossi andato a studiare cosa essi comportino realmente, magari avresti fatto una figura migliore.
Comunque, leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea non è altro che un titolo onorifico, essere presidente del Partito del Lavoro di Corea, come dice il nome, vuol dire solo essere il leader di questo partito. Kim Jong-dae, per esempio, è il leader del Partito Socialdemocratico di Corea, mentre essere comandante supremo dell'Armata del Popolo Coreano, Cho Son-in-min, vuol dire essere a capo di questa forza armata. In realtà la carica che lo rende il numero uno politico dello Stato è il suo ruolo di Presidente della Commissione per gli Affari di Stato. Il Presidente dirige le attività della Commissione di Difesa Nazionale per il periodo del mandato di quest'ultima, 5 anni, comanda le forze armate ed ha la responsabilità generale sulle attività della difesa. E gli altri compiti a chi spettano? L'unicamerale Assemblea Popolare Suprema è il più alto organo di governo e detiene il potere legislativo. I suoi 687 membri sono eletti ogni 5 anni attraverso suffragio universale. Le sessioni dell'Assemblea Popolare sono convocate dal Presidente dell'Assemblea. I deputati eleggono il Presidente e il Vicepresidente e prendono parte nell'attività legislativa dell'Assemblea. Il potere esecutivo è rappresentato dal Consiglio dei Ministri, presieduto dal Premier Park Bong-gyu. Il Premier rappresenta indipendentemente il governo e le funzioni esecutive. La sua autorità si estende sui 2 vicepremier, sui 30 ministri, sui 2 presidenti delle commissioni parlamentari, sul segretario del Consiglio dei Ministri, sul presidente della Banca Centrale, sul direttore generale dell'Istituto di Statistica e sul presidente dell'Accademia delle Scienze Nordcoreana. Vi sono poi le assemblee popolari locali i cui compiti sono analizzare e ratificare i piani per lo sviluppo dell'economia nazionale per la sua rispettiva area e dare informazioni sull'esecuzione dei piani, esaminare e ratificare il bilancio locale e adottare misure per migliorarlo, adottare misure per l'applicazione delle leggi dello Stato all'interno della sua rispettiva area, nominare o rimuovere il presidente, i vicepresidenti, il segretario e i membri del rispettivo comitato popolare locale, nominare o rimuovere i giudici e i pubblici ministeri della Corte a livello corrispondente, annullare le decisioni ingiustificate e le direttive del Comitato Popolare Locale rispettivo e delle assemblee e dei comitati popolari inferiori. I doveri e le responsabilità degli organi chiamati comitati popolari locali sono convocare le sessioni dell'Assemblea Popolare corrispondente, compiere i lavori necessari all'elezione dei deputati dell'Assemblea Popolare Locale, lavorare con i deputati all'Assemblea Popolare Locale, mettere in atto le decisioni e le direttive dell'Assemblea Popolare corrispondente e dei comitati popolari ad alti livelli, le leggi, le risoluzioni e gli ordini dell'Assemblea Popolare Suprema, gli ordini del Presidente del Comitato di Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Democratica di Corea, le decisioni e gli ordini del Comitato di Difesa Nazionale, i decreti, le decisioni e le direttive del Presidium dell'Assemblea Popolare Suprema e le decisioni e gli ordini del Consiglio dei Ministri, dei suoi comitati e dei suoi ministeri, organizzare ed eseguire tutti gli affari amministrativi nella propria area, elaborare piani per lo sviluppo dell'economia nazionale della propria area e prendere provvedimenti per la sua esecuzione, approvare il bilancio locale e adottare misure per la sua attuazione, adottare misure per mantenere l'ordine sociale, difendere le proprietà e gli interessi dello Stato e delle organizzazioni sociali e cooperative e garantire i diritti dei cittadini che risiedono nella propria area, ispezionare e controllare il lavoro per stabilire l'ordine nell'amministrazione statale e nella loro giurisdizione, dirigere il lavoro dei comitati popolari di livello inferiore, annullare le decisioni e le direttive errate dei comitati popolari di livello inferiore e sospenderne l'esecuzione. I doveri della Suprema Procura sono garantire il rigoroso rispetto delle leggi dello Stato da parte delle istituzioni, delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini, garantire che le decisioni e le direttive degli organi dello Stato siano conformi alla Costituzione, così come le leggi, gli ordini e le decisioni dell'Assemblea Popolare Suprema, gli ordini del Presidente del Comitato di Difesa Nazionale della Repubblica Popolare Democratica di Corea, le decisioni e le direttive del Comitato di Difesa Nazionale, i decreti, le decisioni e le direttive del Presidium dell'Assemblea Popolare Suprema e le decisioni e le direttive del Consiglio dei Ministri, difendere l'autorità e il regime socialista della Repubblica Popolare Democratica di Corea e proteggere i beni dello Stato e delle organizzazioni sociali e cooperative, i diritti costituzionali, la vita e i diritti del popolo, incarcerare i delinquenti e coloro che infrangono la legge, dopo averne analizzate le responsabilità. Punto 5. Esistono vari partiti in Nord Corea oltre a quello dei lavoratori, come per esempio il partito Chanduista, se l'ho scritto bene, il Partito Socialdemocratico di Corea, oltre ad altre associazioni politiche. Perché il primo partito è molto forte. Sapete quanti seggi ha su 680? 607. E
voi direte, ma chi è che ha gli altri seggi? La destra? O i socialdemocratici? O magari, visto che sono tutti quanti spostati a sinistra, magari una forza di ultradestra? No, no, no! Ci sono altri due partiti di sinistra. Un po' diversi, ma sempre di sinistra. Così non sbagli. Quindi l'opposizione proprio non c'è. Non vi dà proprio l'idea di una democrazia funzionante? La libertà di scelta, eh? Avete sentito? Riascoltiamolo attentamente. Punto 5. Esistono vari partiti in Nord Corea oltre a quello dei lavoratori, come per esempio il partito Chanduista, se l'ho scritto bene, il Partito Socialdemocratico di Corea, oltre ad altre associazioni politiche. E voi direte, ma chi è che ha gli altri seggi? La destra? O i socialdemocratici? O magari, visto che sono tutti quanti spostati a sinistra, magari una forza di ultradestra? Ora lo avete notato anche voi? Voi direte, ma chi è che ha gli altri seggi? O i socialdemocratici? No, no, no! Il Partito Socialdemocratico di Corea! Perfetto, ora si smonta perfino da solo. Comunque sia, sì, è vero, attualmente il Partito dei Lavoratori di Corea è in maggioranza schiacciante, tuttavia ciò non vuol dire che sia sempre stato così o che lo sarà anche in futuro. Per esempio, sia alle elezioni parlamentari del 1977 che in quelle del 1972 gli indipendenti ebbero più seggi del partito dei Kim, mentre il secondo leader della Corea del Nord, Choi Yong-kun, fu un socialdemocratico. Poi vabbè, se ti sembrano tutti uguali solo perché su Wikipedia hai letto che sono tutti di sinistra. A parte che il concetto di sinistra è assai variopinto e può voler dire tutto e il contrario di tutto, il PD teoricamente è di sinistra, ma le sue politiche sono più di destra di quelle della Meloni. Allo stesso modo sia Laura Boldrini che Marco Rizzo del Partito Comunista si dichiarano di sinistra ma, ecco, diciamo che non vanno esattamente d'accordo. In Italia esiste forse in Parlamento un'opposizione rivoluzionaria per il socialismo? O abbiamo due schieramenti ugualmente difensori del capitalismo? Quindi anche noi siamo sotto dittatura, cioè dittatura borghese. Prima di parlare di dittatura nordcoreana, guardiamo dentro casa nostra. Detto questo, il Partito Socialdemocratico è di centro-sinistra, quello Chanduista Chong un partito di ispirazione religiosa chanduista. Oltre a questi vi sono i Chongryon, coreani residenti in Giappone, e gli indipendenti, oggi all'Assemblea Popolare Suprema sono presenti due membri di associazioni religiose. Ci sono inoltre altri partiti presenti in Corea del Nord come l'Unione Buddista. Gli altri partiti non sono sottomessi a quello del lavoro, per esempio Ryu Myung, ex leader del partito Chunduista Chongu, sfidò Kim Jong-il in Parlamento. PS, la Nord Corea insieme a Cina e India ha firmato il patto NFU, Not First Use, che sancisce il non utilizzo per primo di atomiche. Anche questo è vero. Certo, due mesi prima la Corea aveva minacciato di utilizzare le armi nucleari, però hanno firmato un contratto. Fonti. E magari nordcoreane, visto che sarebbero stati loro a minacciare. A. Possibilmente minacce gratuite, non dichiarazioni dopo esercitazioni congiunte USA-Corea del Sud, nelle quali si ricordava che chi tenta di attaccare la RPDC rischia di ritrovarsi un grosso fungo atomico in casa. Comunque sia, come hai affermato tu stesso, queste dichiarazioni sarebbero state fatte prima dell'entrata nel North East Tools, non dopo. Cosa hanno dichiarato tutte le altre potenze nucleari non aderenti alla NFU nel frattempo? La Russia le userà anche in caso di aggressione contro la patria con l'uso di armi convenzionali quando l'esistenza stessa dello Stato è minacciata. E questo atteggiamento può essere anche accettabile. Il Pakistan si rifiuta di adottare una dottrina No First Tools, indicando che lancerà armi nucleari anche se l'altra parte non ha usato prima tali armi. Oh, ecco che arrivano le democrazie occidentali. Il Regno Unito ha rifiutato la dottrina del non il primo utilizzo così che i suoi avversari non sapranno quando il paese lancerà attacchi nucleari. Gli Stati Uniti hanno rifiutato di adottare una politica di non primo utilizzo, affermando che si riservano il diritto di utilizzare le armi nucleari in primo luogo in caso di conflitto. Perché la cosa non mi sorprende? Ah, ma in realtà c'è un motivo valido. Il ruolo fondamentale delle armi nucleari statunitensi continuerà finché esisteranno le armi nucleari, lo scopo è quello di scoraggiare l'attacco nucleare contro gli Stati Uniti, i nostri alleati e i nostri partner. Certo, ha senso. Peccato che la coerenza non sia mai stata un loro pregio. Alla fine dello scorso anno l'Assemblea dell'ONU ha votato a larga maggioranza una risoluzione che la impegna a creare entro l'anno 2017 un'apposita conferenza sul disarmo atomico generalizzato. Quattro paesi su cinque del club atomico hanno votato contro
che sono Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Russia. Mentre il quinto paese, la Cina, si è astenuta insieme a India e Pakistan. L'unico paese ad aver votato incondizionatamente alla creazione di questa conferenza è la Corea del Nord. Al 16° vertice NATO dell'aprile 1999, la Germania ha proposto che la NATO adottasse una politica di non primo utilizzo, e questa mi sembra un'ottima idea. Ma la proposta è stata respinta. Ah. Va bene. E Israele e Francia? Uno ogni tanto fa sparate come la proposta di usare armi nucleari contro Gaza, l'altra non si è mai posta il problema no festuso si festuse. E niente, la lettura dei commenti finisce qua. Complimenti per le argomentazioni. Ed ora quello che lui chiama momento di serietà. Innanzitutto da ride che preferiva Trump alla Clinton visto che dopo le elezioni ha tolto la maschera mostrandosi un presidente non troppo diverso dagli altri, dal suo ragionamento capiamo che lui preferiva una Clinton sicuramente guerrafondaia e legata all'establishment fino all'osso ad uno che si presentava come il presidente del cambiamento. Lo dico da persona che sul video sulle elezioni presidenziali USA si è detto sospettoso del neopresidente e che oggi lo critica più che mai, Trump rimane tutt'oggi un agnellino rispetto alla genocida regina della guerra Hillary Clinton. Non amo parlare di buoni e cattivi, né di malvagità ma su Hillary Clinton vi dico ciò che penso, è una donna malvagia, e ancora aspetto che il nuovo presidente mantenga la promessa di eseguirla. We came, we saw, he died. Io ricordo... mi última pasada por Trípoli. Fui buen amigo, se sabe, de Muammar al-Gaddafi. Y fue asesinado. Asesinado. Además, casi que por televisión, pues. Lo torturaron. Y luego vino la secretaria de Estado. Vini Vidi Hidayat. Por eso yo digo... alguien racionalmente en este mundo, o mejor dicho, humanamente en este mundo, pudiera estar de acuerdo con eso, por el amor de Dios. Si fuera así, ¿en qué humanidad estamos viviendo? ¿Cuál, dónde está la humanidad? ¿Dónde está lo humano? Poi parla della sorpresa che qualcuno non abbia creduto alle sue sparate, raccontandoci un dettaglio interessante. Perché poi non è che finisse lì, tipo mi prendevano il video, lo ricaricavano in questi forum dedicati di ultra socialisti che dicevano eccolo, eccolo qui il bastardo che dice queste puttanate atlantiche, la capitalistiche, la controinformazione che dice questo bastardo qui, questo paroliere deve morire! Deve morire. Deve morire. Adesso tu mi dai nomi, cognomi e link di questi famigerati forum, perché io li ho anche cercati e credimi, a parte me, Partigiano Zag e quelli che ti hanno commentato sotto il video, nessuno ti ha cagato. Ora, il video che mi hai buttato giù è di nuovo su YouTube e tutti voi potete verificare che al massimo gli ho dato dell'imbecille quando parve suggerire di voler distruggere la Corea del Nord, quindi, dove sono tutti questi insulti gratuiti e minacce? Che hanno fatto il video risposta! Ragazzi, mi hanno fatto il video risposta! Che poi dici, chi è che ti fa il video risposta? Non so, Rick Dufer, Boban Pesov, Zeb89, Dally Melo, c'è gente che comunque nel bene o nel male qualcosa da dire, ci hanno... E perché non io Toby, lui e Sofì di me contro te, e Noctis? Gente messa lì a caso, perché diavolo Zeb89, il renziano, o almeno credo, Dally Melo e il difensore del capitalismo Rick Dufer dovrebbero farti un video risposta in difesa della Corea del Nord? Ed ecco che parla di me. No, hanno fatto questi stereotipi offensivi di quelli che vedi alla televisione della figura del nerd, no? E te presenti quelli che se ne stanno in casa con le tende abbassate, tutti quanti unti, ingobbiti, rincagniti. Ehi, Pizz! We are the champions, my friend. Qui Gio Pizzi si è superato. Veramente, non so qual è il tuo metodo, ma sei veramente un gran incantatore. Penso che poche persone siano in grado di atteggiarsi da bulletti delle medie, insultando dal punto di vista fisico i propri avversari, e rimanere simpatici a più di 200.000 persone.
Ah, mi raccomando, la prossima volta insinua che mia madre si dia alla prostituzione, dammi del gay e ricorda a tutti che ce l'hai lungo. Ma veramente sto perdendo tempo con questo tizio? Mi mancano Matteo Capitano Nemo e Saverio Tommasi, comunque, non posso fare a meno di chiedermi, ma come si immaginano il sottoscritto i seguaci di Gio Pizzi che non conoscono il mio canale e non hanno visto il mio video risposta? Gio Pizzi, maledetto fascio atlantista! Fai schifo! Fa Corea del Nord un bel paese! Schifoso doppiatore venduto a Soros e Laura Boldrini! No, fantastico, ha ricaricato il mio video e ci ha messo sotto il commento di Loquendo, l'immagine, la cosa robot, la voce robotica, spettacolare Gio Pizzi. È bello che mi prenda in giro per l'uso di Loquendo, quando il video risposta contro di lui è proprio uno dei pochi in cui usavo la mia vera voce. Io guardavo questi poveracci. Questi ragazzi con la bandiera dell'Unione Sovietica alle spalle che ti guardano. Va bene, ma con quale realistica risata me lo hai detto? Spero che non passerai dal doppiaggio alla recita. Comunque, mi hanno fatto notare che in questo caso forse stava parlando di partigiano Zag, che di bandiere sovietiche e icone di Stalin e simili ne ha in abbondanza, ma se si riferiva a me, ai tempi alle mie spalle avevo la bandiera palestinese, mentre oggi quella iraniana è della Corea Unita. Finisce con un monologo tragicomico, in cui finge compassione per noi poveri creduloni filo-coreani, anime tormentate e rabbiose chiuse nel loro piccolo mondo. Vi faccio sentire solo le parti migliori. Cioè io adesso voglio parlare di una cosa che è riconosciuta universalmente come una dittatura, senza neanche pormi il problema che ci sono persone, soprattutto qua su internet, che non hanno niente, se non questo sogno, questo paese dove tutto meravigliosamente funziona. Tutti quanti hanno una casa, tutti quanti hanno il cibo in tavola, le strade sono fatte di pan di zucchero e sogni, i treni arrivano in orario, ci sono delle persone che non possono affrontare la realtà e il mondo così com'è. Queste persone hanno bisogno di mantenere il loro spazio privato, le loro convinzioni, il loro giardino segreto. Difendetevi, chiudetevi in voi stessi, barricatevi completamente, non informatevi più, andate giusto a confermare le vostre opinioni sui vostri siti di controinformazione e al massimo vi comprate il libro di quel giornalista che vabbè non è un giornalista ma va bene lo stesso. Scusate l'interruzione, ma un'altra domanda, quindi solo i giornalisti sono affidabili? Capisco, immagino che il giornalista della Repubblica che scrive dal suo ufficio romano senza saper nemmeno collocare la Corea del Nord sulla cartina geografica sia più affidabile di non giornalisti che nel paese ci hanno realmente vissuto. Ma sì, al diavolo chi ci è vissuto per 7 anni, al diavolo chi ci ha lavorato per 10, non fidatevi di questi insegnanti, pedagogisti, creature mitologiche e storici, seguite solo i giornalisti e i loro quotidiani, e magari qualche disertore ogni tanto. E decidete che il mondo ce l'ha con voi e che c'è un super mostro che vuole distruggere le vostre convinzioni. Questo mostro può essere chi volete, può essere Obama e Soros, i poteri forti, Rothschild, chi volete. Dovete chiudervi e barricarvi dentro. Perché ve lo dico con tutta l'onestà. Io non sono nessuno. Non sono nessuno. Non farò più un video in cui metterò in luce tutta questa violenza, tutta questa rabbia, tutto questo dolore. Non è giusto, per nessuno. Ma sei anche tu ebreo come Saviano? In realtà, per un quarto, sì. Sempre coerente il nostro Gio Pizzi. Ah, giusto, sappiate che io sono inaffidabile perché ho detto che Saviano è un sionista. Che dire, in questo video probabilmente ha toccato il punto più basso. Ah, ovviamente quando dico fatti, intendo fatti raccontati da giornali o da enti riconosciuti, non certo da blog di libertà o di pagine di controinformazione su Facebook. Oh, se credete di più alle pagine di controinformazione che ai giornali, i ritardati siete voi, quindi...